Oggi è il 1° maggio e si celebra la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Io sono lieto e desidero far conoscere a tutti che io sono stato uno di coloro che hanno partecipato al processo avendo spedito un'ampia documentazione alla Commissione, nella quale ho messo in luce tutte le cose prodigiose fatte in seguito all'iniziativa del Papa. L'iniziativa più gloriosa fatta da Papa Giovanni Paolo II per aiutare la fede di Gesù è stata l'enciclica Fides et Ratio, nella quale, al punto 56, il Papa si è rivolto a tutti i filosofi dicendogli che la lezione di questo millennio che sta per concludersi è che bisogna trovare ogni coraggio, ogni spirito di sacrificio per rivelare un nuovo percorso verso Gesù Cristo, che sia ragionevole. Infatti la fede ha il grave pericolo oggi, quella in Gesù Cristo, di non riuscire a farsi valere tra le altre fedi, perché sono tutte arroccate intorno alle varie fissazioni delle varie fedi, che sono quegli atti di rivelazione che rischiano di trasformarle tutte in strumenti rigidi. E allora il Papa diceva che la speranza dell'uomo è che i filosofi, capaci di determinare la verità sulla base della stessa e sola verità, riuscissero a presentare un nuovo percorso che portasse a Gesù tutti attraverso la verità di Gesù dimostrata vera. Il solo filosofo che si è mosso al mondo rischiando perfino la morte sono stato io. Io ho cercato di erigere di fianco alla fede in Cristo quella verità dello Spirito Santo che il Papa voleva fosse eretto a sostegno della verità del Figlio. Io ho costruito un nuovo percorso poggiato proprio sulla verità fondamentale assegnata da Gesù a Dio quando ha precisato che Yahweh, il Dio io sono chi sono, è in effetti la Trinità di un Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivare alla verità di Gesù attraverso il nuovo modo di capire il dogma dell'unità e Trinità di Dio è un percorso che l'uomo non ha mai fatto, perché non ha mai ritenuto che fosse possibile dimostrare questo dogma. È invece il solo filosofo al mondo che è stato capace, non per meriti suoi ma perché era suo destino, di rivelare come l'unità di Dio fosse quell'assoluto modo di interagire tra il Padre e il Figlio, due opposti in linea di generazione, tanto che, essendo l'interazione tra gli opposti fosse uno, il Dio essenziale, dato proprio attraverso la reale interazione, di un Dio che vale nei suoi 10 comandamenti, e la cui parte è quella di quelle decime che nella stessa fede ebraica sono la parte di Dio. Tanto che 10 decimi uguale 1 sono l'essenza, l'essenziale verità del Dio uno e trino, uno nello Spirito Santo della verità sintetica, dato dall'interazione reale tra un Padre che agisce nel nostro mondo reale attraverso
i 10 comandamenti e un figlio che è la parte del padre, è quel decimo inverso di 10 che è costruito sulla stessa base 10, ma che invece di essere 10 elevato più 1 è diverso solo per il verso, 10 elevato a meno 1, così come il verso che dal padre va verso il figlio è esattamente contrapposto a quello del figlio che viene dal padre. Ma molte altre spiegazioni veramente nuove, in un percorso veramente nuovo e rivoluzionario, scientifico, che portavano a Dio, sono state rivelate da me. Ma io mi sono trovato contro tutta la Chiesa Cattolica, quella che oggi fa festa, dimostrando in un modo veramente contraddittorio di essere stata un cuor solo con il Papa, e che invece l'ha avversato e lo ha messo a tacere proprio nella cosa più importante fatta dal Papa, l'enciclica Fides et Ratio. Voi tutti avete visto il Santo Padre condannato nella fine dei suoi tempi a non poter parlare. Ecco, così lo ha messo in condizione proprio la Chiesa Cattolica, quando gli ha tolto la parola attraverso chi l'aveva assunta in nome suo, e in nome suo, rischiando la sua stessa vita, stava cercando di aprire quel nuovo percorso ragionevole che portasse alla assoluta verità di Gesù Cristo. Ebbene, io ho messo proprio in relazione al sacrificio che il Papa spingeva, auspicava ai filosofi, nel punto 56 dell'enciclica, ho messo a rischio la mia vita. Trovatomi nei confronti di una Chiesa incapace nella sua base di capire le nobili aspirazioni del Papa, di voler suscitare lo Spirito Santo della verità, trovatomi di fronte all'incapacità della base della Chiesa di seguirlo, proprio per ottenere la vittoria del Papa ho iniziato a non mangiare più, nell'attesa che la Chiesa facesse quello che il Papa aveva chiesto, l'avvocatura della fede alla ragione. Ma io ho dovuto digiunare 57 giorni sotto il primo Papa e poi nuovamente 55 giorni sotto il Papa attuale, e questo nel 2005, ma invano ho tentato di portare al Papa quella risposta che il Papa auspicava e che riconosceva come la cosa più fondamentale che potesse essere fatta a sostegno della fede di Gesù Cristo. Non nei confronti di chi ce l'ha già e che è portato a gestire il suo orticello, ma nei confronti di chi non ce l'ha, quando si tratta che tutte le fedi in Dio si devono mettere d'accordo, superando con la verità, quella dello Spirito Santo, della verità, tutte le gabbie introdotte dalle varie rivelazioni. Ebbene, io quando mi sono trovato di fronte all'11 settembre, in cui sono state abbattute le due torri gemelle da parte di una fede che non era nel segno della fede giusta dell'Islam, ma di una fede stravolta, ho visto in ciò proprio una cosa pari pari a quella che aveva fatto la base della Chiesa Cattolica, che è come Bin Laden quando si rifiuta di fare le cose dette dal Santo Padre, che Gesù ha messo in condizione di legare e di sciogliere, in terra come in cielo. Quell'enciclica termina dicendo, proprio nell'ultima pagina, laddove il Papa l'ha firmata, possa la sede della sapienza essere porto sicuro per tutti coloro che cercano la verità. Ebbene, quando un Pietro lega in questo modo la terra e il cielo, chi ha vera fede può dubitare della capacità dell'uomo di tener botta a questo impegno, ma non certo quella del cielo. Si sarebbero dovuti aprire luoghi
di osservazione, perché si capisse se la Madonna, la sede della Sapienza, stava rispondendo da qualche parte, e lo avrebbe fatto come il solito modo in cui parla attraverso dei bambini. E io sono stato riconosciuto un bambino quando, nel tentativo in tutti i modi fatto per essere ricevuto dal Papa, mi sono trovato contro proprio i sacerdoti della mia chiesa che mi dicevano: Amodeo, sei come un bambino, vuoi essere ricevuto dal Papa, ma ha altre cose a cui pensare. Come farebbe, pover'uomo, se tutti coloro che vogliono vedere il Papa? E hanno tenuto lontano dal vicario del Cristo i bambini. Hanno fatto proprio quello che Gesù ha detto a tutta la Chiesa di non fare: non tenete lontani da me i bambini. Si sono mostrati proprio come i pedofili dello spirito, che mentre criticano lo Spirito Santo di un bambino che vuole dare delle risposte a cose più grandi di lui, negano che Dio possa parlare attraverso questo bambino, come ha sempre fatto invece attraverso Lourdes, attraverso Fatima, attraverso tutti i momenti nei quali queste grandi rivelità sono state rivelate proprio da bambini. Ebbene, quel segno accaduto l'11 settembre di un Dio che attraverso un manipolo di fedeli assolutamente fuori della legge abbattono le due torri gemelle del paese più grande del mondo, segnò Dio che entrava nella storia e abbatteva le due torri gemelle dell'uomo per mostrare come dovrebbe temere l'uomo quando sono abbattute le due torri di Dio, che Dio vuole erigere per intervento del suo Santo Papa. E che cosa è fatto invece? Io lo misi in luce alla Chiesa. Questo è un segno di cosa state facendo contro l'enciclica Fides et Ratio del Papa. E mi sono trovato contro la Chiesa che crede che le cose che accadono nel mondo sono fatte dal mondo e non da Dio. Cosa c'entra con l'abbattimento delle due torri gemelle la Chiesa Cattolica? È stato Bin Laden. E allora Dio suscitò il Dio degli eserciti sotto le forme dell'esercito della nazione più grande del mondo, che, visto che l'uomo faceva lotta al paradiso terrestre, che sarebbe la vita sulla terra, se di fianco alla fede nel Cristo fosse affermata la ragione del Cristo in tutto il mondo, fece guerra e bombardò il paradiso terrestre storico dell'uomo, quell'Iraq in cui aveva sede il paradiso terrestre storico. E io lo feci capire alla Chiesa: ma cosa c'entra tutto questo? Dio è buono, Dio mai e poi mai fa una roba di questo tipo. Il Dio degli eserciti faceva parte di un'altra cultura. Ora abbiamo il Dio buono del Figlio che perdona ogni cosa. Per carità, non siamo così incapaci di capire Dio. E allora Dio suscitò contro il paradiso terrestre della natura lo tsunami, il giorno dopo Natale, in quel Santo Stefano che significa erezione al re, e a dimostrazione che Gesù, nascendo, era il re della croce, fece accadere quello che tutto il mondo ha chiamato tsunami. T, croce, sun, sole, mi, sono io. Tsunami vuol dire: io sono il sole della croce. Quel Gesù sorto nel mondo in quella Pasqua di resurrezione, come il vero esodo santo dalla terra d'Egitto, si trovava di fronte a uomini che si comportavano nuovamente nel tentativo di rientrare in quell'Egitto dove si celebrava il Dio reale del sole, Ra. E andavano nel paradiso terrestre della natura alla tintarella.
e Dio nuovamente annegò cavallo e cavaliere, e io lo feci presente alla Chiesa. Vedete? Avete sempre detto che nelle Torri Gemelle, nel bombardamento dell'Iraq, tutto dipendeva dall'uomo. E cosa ne dite ora che è Dio che vi manda lo tsunami? Che è Dio che fa tremare l'asse della terra? Cosa ne dite? Niente. L'uomo non crede in alcun modo. Ma io ho dato testimonianza al Papa Wojtyła nella sua pratica di erezione a santo, dimostrando con un lungo libro scritto e presentato alla Commissione che Dio aveva dato ampi segni di essersi mosso per difendere quell'enciclica Fides et Ratio di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Ma sono sicuro che anche quel libro non è stato minimamente valutato. E ora, oggi, sta accadendo una cosa assolutamente significativa, proprio in relazione a questo poveretto che ha tentato di difendere il Papa nella massima cosa che aveva fatto e si è trovato condannato a morire due volte ancora, con due digiuni, uno di 57 giorni, un altro di 55, per una somma dei 112 proprio uguali, pari pari al doppio di quel punto 56 nel quale il Papa diceva al filosofo: rischia volentieri per tutto quello che è santo, buono e bello. Questa è la via, questa è la storia che ci insegna, la storia di questo millennio. Ma ora, proprio per quel legame che oggi accade tra la terra e il cielo, in cui il Papa che io ho cercato di difendere a spada tratta, rischiando la mia vita, e che non ho potuto perché tutto ciò non è stato riconosciuto, da oggi io ho come mio difensore proprio quel Santo Padre che è in cielo beato, fatto beato dall'uomo che nuovamente attraverso la delega avuta da Pietro ha legato in terra come in cielo. Ora io ho in cielo, da oggi, quel Papa Wojtyła che firmò quell'impegno e che concluse il suo punto 56 dicendo: la fede si fa così, avvocata, convinta e convincente della ragione. Ecco, io da oggi ho questo avvocato in cielo, eretto beato, e vedrete che farà giustizia del suo servo che, mettendo insieme tutto il sapere dell'uomo, dalla fede, dalla ragione, dalla matematica, da ogni punto di vista, la verità osservata e tirata in ballo, vedrete come tutto ciò sarà difeso in cielo. Lo vedrete. Thank you.